Con Lorenzo Labove questa sera al birrificio Sorrento, una grande serata per inaugurare un nuovo impianto. Sì, è stato bellissimo, io vengo sempre volentieri da loro, abbiamo scoperto che nel 2009, quel tempo passa veloce, venni a fare la presentazione, erano piccoli, si facevano fare la birra in un altro impianto, facevano una birra sola, ora invece vedo questo magnifico impianto, sempre molto oculati loro, passo dopo passo, hanno questa capacità imprenditoriale legata poi a una passione artigiana che secondo me darà dei grandi frutti, li sta già dando. Poi abbiamo assaggiato le birre, sono tutte interessanti, fatte bene, sempre molto misurate. Ad esempio, ho una birra di Natale in mano, ti aspetti una bomba di 12 gradi, invece ne ha 7 e ha dentro delle spezie che potrebbero uccidere un cavallo, come messe insieme, come l'anice stellato, la cannella, il chiodo di garofano, invece qua ci diamo equilibrio anche queste. E poi la grande idea di portare produttori, ma uno dice porto produttori, ma abbiamo assaggiato delle mozzarelle, delle pizze, dei salumi, dei dolci, del pane, dell'olio, di grandi nomi di qua, è proprio fantastico. Loro sono veramente poi legati al territorio forte, il sindaco che non dice cose banali, è tutto speciale stasera era qua. Come speciale anche lo stato di salute del movimento, qual è oggi la geografia in Italia? Parliamo delle cose positive, ci sono anche quelle negative, però parliamo sempre di quelle negative, parliamo delle positive. Noi siamo i leader, se tu vai, giri l'Europa, l'America, l'Asia, vai dove vuoi e vedrai la craft beer revolution dappertutto, posti dove c'era solo birra industriale che cominciano piccoli birrifici, magari iniziano timidamente facendo qualche IPA americana, poi magari in futuro faranno le loro birre locali. Loro, se tu vai là, sembriamo noi 15 anni fa o 20 anni fa. Noi siamo veramente riconosciuti da tutti il faro, il trainante, siamo i leader in questo campo, grazie all'italianità, quindi alla fantasia, creatività, originalità nostre. Quali regioni più vivaci, quali meno? Sì, guarda, non lo dico perché sono qui, ma l'ho detto sempre. Speciamo qui al sud c'è un grande movimento. Pensate, sembra un paradosso, ma nel nord-est erano un po' penalizzati dall'influenza, ovviamente. Qua eravate vergini, quindi avete creato le vostre birre. Il bel movimento, so che Giuseppe e Francesco sono sempre stati assertori di unire, bellissima questa cosa. I produttori sono tantissimi, ho appena avuto un libro adesso, Facce da birra, molto bello, ho visto anche nella grafica, con tutti i birrai, le espressioni, foto belle, le loro storie. Direi che la Campania già l'avevo detto, Campania, Puglia, Sardegna ovviamente, Sicilia, l'Abruzzo stesso, la Calabria si sta muovendo, potrei tutto il sud, poi anche le altre regioni, perché anche altre regioni erano desertiche, la Toscana, l'Emilia, adesso invece tutto nacque solo nel nord, quindi ora invece c'è una geografia completamente dappertutto, isole comprese come direi, e la Campania ovviamente ha le proprie, come altre regioni, ma qui in particolare molti prodotti locali che sono non usati perché è moda, ma sono quasi naturali, non so, la melannurca, il limone di Sorrento, sono tutte le noci di Sorrento, noi quando parliamo di Sorrento parliamo solo di limone, ma sono famose anche le noci. A casa mia, nel supermercato vicino a casa mia, costano, le vendono a carati le noci di Sorrento, quindi stasera questo pane era favoloso. Poi l'uso delle noci nella birra, guardate che la Partenope è una birra più difficile che fa lui, perché noce vuol dire olio, vuol dire proprio, cioè loro hanno deoliato, hanno un'altra testa sti ragazzi, sono modesti e bravissimi. Il movimento è molto forte adesso, ovviamente il futuro sarà particolare, ho visto i bilanci dei birrifici, non parlo dei campani in generale, è solo chi ha fatto bene i conti, chi ha puntato sulla riconducibilità del prodotto e sulla costanza. E qui ho visto una cosa che mi ha riempito il cuore, ho visto il laboratorio. Io quando vedo un laboratorio, se non lo vedo però so che c'è qualcuno che si appoggia, che ha come riferimento in futuro un investimento nel laboratorio, qui invece c'è il laboratorio e so che ci passerà tantissimo tempo Giuseppe e questo è fantastico. Il laboratorio garantirà la costanza del prodotto e non ne fermerà la creatività. Le tue previsioni invece per il futuro del movimento nel nostro paese? Sì, chi segue alcune regole come la capacità imprenditoriale, loro sono imprenditori, artigiani, piercing, tatuaggi, rock and roll mentre si fa, come in America, però imprenditori, quindi saperla distribuire, vendere, fare bene i conti, sai come si fanno i conti in Italia, tu fai un budget di casa tua, aggiungi uno zero ogni volta, giusto? Per l'imprevisto, per le menate, per la burocrazia. E l'altra cosa, ripeto, il prodotto costante
sempre avanti, mai il clone, è sempre un percorso, si migliora sempre, però voglio una birra riconducibile. Io non voglio sentire frasi del tipo: oh, dovevi andare mercoledì, lì era buonissimo. No, deve essere buona sempre, io pago ogni giorno. E loro qui a meno, ma e tanti altri in Italia vedo, fanno cose buone. Poi una cosa non l'abbiamo detto, loro fanno anche l'Italian Grape Ale. Ogni regione ha produttori di vino famosi, ha vitigni anche quasi inesplorati, e qua in Campania ovviamente sono molto buone le loro, molto buone, anche quelle misurate, è un birrificio che fa passi, però ho saputo, non vorrei dire una cosa, che nell'altro impianto, quello che ha una massa vesuviana, massa lubrense, chiedo scusa, sono forte nella geografia belga, non in quella italiana, massa lubrense, in futuro magari qualche sperimentino sull'acido si può fare. Qui lo dico e qui lo nego, come diceva Totò.